Buonasera, 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 buonasera. Vi dico buonasera perché è sera. Oh, buongiorno, buon pomeriggio e buonanotte a tutti gli amici di Halloween, ragazzi, come vedete dalla copertina. Perché, cioè, sto registrando, ma penso di mettere quella copertina. Poi domani che uno, che poi, mi sa che domani, che cazzo, santi o morti? Boh, comunque domani non si lavora. Anzi, a noi è ponte fino a lunedì. Boh, vabbè, detto questo, un saluto a tutti, leggo e rispondo quasi a tutti, ragazzi. E andiamo avanti. Ecco qua, hanno regalato il nuovo delitto che sicuramente vendiamo, non potrò prenderlo perché mi diranno che avrò. Ah no, ce la faccio. Sì, scade, ma che cazzo sto a fare? Tac, tac, tac. Ecco qua. Andiamo subito a pompare, ma non lo porteremo. Allora, ordina dati di ingaggio. Ammazza quando stanno scadendo. Però ragazzi, me li conservo tutti. Oh, che bello. Oh. Ah, questi fra un po' saranno rinnovati, tranquilli ragazzi. Pure ne è scaduto. Capo de cazzo. Questo proprio scade. E lo manderemo a fare in culo 9 giorni. Perché 90 velocità, 90, allora 90, 91, 90, 91. Questi invece 93, 91, 99, 90, 80. Cioè la merda. E 93 controllo. Io non ho mai capito che cazzo è. Vabbè. Ok. Delete. Aumento di livello, tanto ce li ho tanti ragazzi. Ok. Progresso, assegno automatico, madonna mia, però velocità la merda. E sei una merda, beh, non possibile che così lento. Alessandro Gamer, se mi senti, come fai a dire? Cioè, già dovevi vedere delle statistiche senza pompare. Saluto Alessandro. Questo è il più forte di tutti. Però 72 velocità. Perché se abbasso qualcosa. Niente, la lasciamo come sta. Ve lo faccio vedere. Perché. Fare così. Filtro. Squadra. No. Facciamo così. Lui è olandese. Net, Paesi Bassi, posizione DC. Allora, io c'ho uno e due. Questo è che non si poteva pompare, vedete? Ed è più veloce. 85, 87, 85. L'avrei mandato a fare in culo. Gli avrei dato questo. Tara maiala. Abilità aggiunti, giocatori di tipo cane si possono abbacchire davanti. Guardate questo, un animale, lento, ma è un animale. Poi penso di non averne altri. Beh, noi continuiamo questa squadra di merda. Prima arriviamo, e meglio è. Il buon Alessandro Gamer è già arrivato più o meno in D3, ragazzi. 5 partite. Lo sto distruggendo proprio. Allora, l'edito qua, se va in tema, sicuro.
Grazie al buon dottor Antonino, grazie che ha donato. Allora. Mettiamo il buon. Voi dite, ma perché l'hai pompato e non l'hai portato? Vabbè, che sono pazzo. Dai, portiamoci Martinez, che ha delle buone statistiche comunque, lento, ma anche Gardiol è lento. Allora, il cazzo è lento. Però, freccia su. Sapete, freccia su io godo. Ah, minchia Guzzi, cosa? Mettiamo il buon Bellingham. E adesso stanno tutti bene, sì. Contropiede lui, contropiede... Mettiamo Mbappé. Poi difensino. Ciamani. C'ho un mal di testa, raga. Ben ritrovati amici telespettatori, un altro appuntamento calcistico di spessore che vi offriremo in esclusiva. Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Beh, ora l'attesa è finita. Si alza finalmente il sipario. I 22 attori di oggi sono già sul palcoscenico e non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo. Tra i più grandi stati d'Inghilterra, con i suoi 75.000 più posti a sedere, l'Old Trafford di Manchester ospita le gare casalinghe di una delle squadre più vincenti della terra d'Albione. Tutto pronto? La sfida può avere inizio. Scusate, stavo rispondendo a un messaggio. E Roma. E sbaglia completamente il suggerimento. Prova a giocarla in profondità. Speriamo che non si frizzi pure oggi, raga, ormai a me si frizza sempre nel partito. Ieri abbiamo ricontrollato la connessione, raga. Io non lo so più che devo fare. Non viaggio a un giga perché ormai sono tutti connessi. Ed ecco qua, connessi quasi tutti con le fibre. Però siamo quasi là. Scusate, stavo sempre rispondendo a un messaggio. Ma a darla profonda nello spazio. Hai già idea di no, non sto concentrato, raga. Mannaggia a me, mannaggia. È la polarità, raga, così è. Papà si sì, è. Papà marito. Mamma mia. Raga, o si è concentrato e non si gioca. E io questo vizio. Non sono abbastanza concentrato. Nulla di grave, Un po' pensieroso. Dai raga, però non mi puoi fare l'esultanza al nono minuto del primo tempo, dai, ho capito, almeno scrivimi in privato, dico, se ti conosco, ho capito, allora lo posso capire, però se mi fai l'esultanza, ma perché l'ho dato indietro? Al primo minuto, quasi. Boh, vabbè. Stiamo calmi. Questa mi sa... Ah, ecco qua, si è frizzato di nuovo, raga. Allora io non lo so che cosa sta succedendo, raga. Io non lo so. Ve lo giuro che io non ho problemi. Ve lo giuro sulla mia famiglia, sulla mia bambina, voglio dire. Rodri,
cerca di un compagno davanti. Minchia, che fallaccio che le ha fatto. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede. Ovviamente quel delitto ce l'hanno tutti. E io non lo porto in squadra perché è lettera C, non me ne frega un cazzo, e anche che è incrollabile. Prova a verticalizzare. Shevchenko, pallone interessante. Belling, non si passa. Gli nega la gioia del gol. Che palata. Vabbè, non devo segnare, vai. Va bene. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Salta e colpisce di testa. Ma dove la butta? No, vabbè, vai. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Soltanto uno dall'altra parte. Beh, cerca il passaggio ma non trova la precisione. Ma non era lui. Una bella giocata. Shevchenko ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Si era inserito benissimo sul filo del fuorigioco con i tempi giusti. Avrebbe potuto concludere meglio, ma resta una bella azione, Fabio. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Soltanto uno battuto dagli avversari. Vuole tirare. Vabbè, raga. La mette in mezzo. È rigore. Cos'è? Peccato in offside la quarta linea. Vabbè. Va bene. Stiamo abbastanza calmi. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Prova a superare la difesa con un filtrante. Perché così? Cioè cos'è? Ti ha lasciato campo libero. Vai più avanti. Vai più avanti, testa di cazzo. Perché poi devo prendere il gol di nuovo. Dai. No, vabbè, meno male che l'ho chiuso. Jordi Alba, Mbappé. Vabbè, raga, a sto giro deve andare male a me. A questo giro deve andare a male. Madonna mia, raga, che nervoso che mi sta venendo. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Divisione 4, io è possibile, raga. Come cazzo arriverò mai in divisione 1? Quando cazzo arriverò mai? Ma perché a lui? Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Palla di nuovo verso il centro. Mbappé, opportunità di ripartire. Ora Shevchenko. Ma scusa, e falla quello? Occasione d'oro, se ne va. Può concludere. Vabbè. Vabbè. Non si è fatto superare. Passaggio profondo con Shevchenko. Va bene. Prova una partita in velocità. Va bene. Sané, Madonna me. Diretto avversario. Possibile c'è il tiro. Eh sì, trova la rete. E questa volta loro ancora maggiore sicurezza. Il movimento è stato perfetto. Non voglio commentare la tanto da mai. E ha segnato. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e conclude la rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. After 43 minutes is number 9. Kylian Mbappé. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Gran prova di forza, palla recuperata. Ci prova con un pallone profondo. Prova a superare la
può andare. Cross di Shevchenko. Ancora dentro. Si fa trovare al posto giusto e allontana. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Le squadre stanno tirando il fiato, come giudichi il loro primo tempo? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 8 tiri in porta, eh? Vabbè. Va bene. Va bene. Della seconda frazione di gioco. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Sarà un intervento a liberare. La porta davvero per pochi centimetri. Non commento. Il gioco riprenderà dalla bandierina per il loro quarto corner. Due per la compagine avversaria. Tempo fondamentale. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente. Avete visto bel Fritz? Avete visto, raga? L'avete visto tutti, vero? Poi non devo quittarla questa, vero raga? Va bene. Ah, pure lo scemo fa. Mi stai laggando, fai pure lo scemo. Va bene. Va bene. Palla in avanti verso il compagno. Vede lo scatto e cerca la profondità. Passa il pallone, però male. Prova a darla. Colpisce il pallone. Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Poi dite perché li devi segnalare questi? Invito a segnalare il gol, lui ha accettato. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto. Commentatela voi, raga, io rifiuta veramente a commentarla sta partita. Guardate come fa questo. Cioè si gira. Su se stesso si è girato, raga. Ma vai a cacare, dai, qui tutto, dai. Cazzo, lo continuo a fare. Poteva essere un'ottima chance. La sua delusione è evidente. Mi rode il culo, però, raga, ve lo dico. Mi rode il culo. Mi rode il culo. Vabbè. Vabbè, vai a fare in culo, vabbè, sei una merda unica. Poi se segna un D5 se l'ha arrivato, massimo. Sceglie di andare per vie verticali. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Si ferma qui la madonna. Niente, si frizzano. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Guardate che laggata, raga, dai. Sono di merda. Che schifo, raga, che schifo. Che schifo, raga, che schifo. Dai, no? Complimenti per il lag, dai. Andiamo a scrivergli, che tanto voi dite che non devo segnalare queste cose.
Va bene. Dai, e sono due quit già. Dai. Alterazioni connessioni. E utilizzo il disegno forse. E ora andiamo a scrivere pure. Vediamo se mi risponde. Non è italiano. Che cazzo devo scrivere? Sarà italiano pure, secondo me. Però, vabbè, va bene. Va bene, andiamo avanti. Allora il nervoso che mi sta salendo la roba, madonna mia, nervoso. Fare in corsa la... Donni nervoso, ma io... Ritrovati amici da casa, la partita che vi presentiamo non è probabilmente la più dei grandi match, ha un'importanza anche relativa nel quadro generale della competizione, ma l'orgoglio è un sentimento ben presente in questo sport e i suoi protagonisti non ne sono certo immuni. La competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. C'è una grande attesa per questa partita. Il pubblico si fa sentire e i decibel aumentano sempre di più. In questi cuori c'è tutta la magia e il significato del calcio. E sarà veramente un piacere viverla insieme a voi. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Boh, vabbè. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Ci mette una pezza. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Attaccare con troppa fretta, è tutto solo davanti alla porta. Ma siamo seri? Ma siamo seri? Ma chi era quello? Messi. Ecco Mbappé. C'è Mbappé, ragazzi, velocità 96. Ma guarda questo, non lo so. Sì, madonna mia. Pallone d'oro a Messi, eh. Pallone interessante in verticale. E non salta, no. Niente, ma perché la danno così la palla? Passa il pallone però male. Messi tenta il tiro. Miracolo di Khan. Non esce neanche, è incredibile. Maestra, ma ormai vediamo si cacca su Kratzport. Gioco da prima a far girare il video. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Maradona. Messi, una serie di passaggi puliti, efficaci, non
Esci, non è, vabbè, ma io sto soffrendo, io non è, boh. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Palla fuori, boh. Il gioco riprenderà con una rimessa. Guardate che laggata. No, vabbè, raga. Ha spazio per affondare. Io devo abbandonare il gioco, non lo so, raga, io non riesco più a giocare, raga. Guardate. Guardate. Altrisco mi ha laggato. Qua c'è qualcosa di... Guardate! Di nuovo! Ma non l'ho data a lui io! Io abbandono il gioco, raga. Io abbandono il gioco, raga. Io abbandono il gioco. Non fai tiraggiri, neanche i tiraggiri mi fanno più, raga. Una reazione incredibile li ha portati subito al pareggio. Questo vuol dire essere concentrati e convinti dei propri mezzi. Il gol subito non ha minimamente scalfito la loro fiducia e sono andati immediatamente a pareggiare. Ci ha provato a pararle tutte il portiere. Qui proprio non ha colpe. Non so se l'estremo difensore potesse fare meglio, ma questa è una dimostrazione dell'importanza dell'intuito nel calcio. E vabbè. Perfetto a parità dunque. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Via! Decide di giocarle. Ieri che mi hai buttato all'aria, raga, incredibile. Non sa da fare, amico. Di certo non ci fa più. Mbappé tiene gli occhi aperti e non si lascia sfuggire la palla. A sinistra. Ma guarda. Altevis che liscio ha fatto. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. E niente, raga, io non io boh. Tramone, ma è che sta a fare troppo Tramone. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Occhio al tiro. Eh no, il tiro manca clamorosamente il bersaglio. Non è andata a finire come speravamo. Va bene. Va bene, amico. Va bene. Un ottimo contrattacco. Messi. Squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. Termina così il primo tempo. Guarda Fabio, il primo tempo ha forse lasciato una sensazione di incompiutezza. Per numero di occasioni create da entrambe le squadre, il risultato è un po' scarno. Prova ancora. Godo. Godo. Ma godo. Io non ho i portieri più veloci del gioco. Chi ha in porta? Gli era sti coglioni. Chi ha in porta? Khan. C'è il mio Khan, è uguale. Vabbè. È un mix di circostanze sfavorevoli in questo autogol. La partita però rimane aperta. Guardate, guardate, guardate come sta laggando. Guardate. Oddio santo. Oddio santo, raga. Costruiscono la manovra con sicurezza. Ci prova con un pallone profondo. Billingham
la gioca a sinistra, prova a verticalizzare. Pallone che e non saltano. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Prova a superare la difesa. Ma questo surfa. Se ne va. Che pallone gli ha dato. Arriva sulla palla, interrompe l'azione. Messi, opportunità di ripartire. Si mette come cazzo, Maradona, raga, che dà certe palle. Il dio del calcio, lo fai. Ma dove va? Per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma Madonna, non ha toccato mia... sto capendo un cazzo. La gioca rapida nello stretto. Il Giappone tiene gli attaccanti molto alti con un'idea ben chiara in testa. Intendi dire per le ripartenze? Sì Fabio, per quello il loro è un gioco fatto di ripartamenti rapidi. Vogliono che gli attaccanti siano pronti nella metà campo avversaria per arrivare subito in porta. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo, la mette sulla sinistra. Palla di nuovo verso il centro. Bello intervento difensivo. Palla in avanti verso il compagno. Va alla ricerca di un compagno davanti. E passa. Tenta la giocata nello spazio. Da mezz'ora verso Paolo. Ci credo, raga, ma avete visto che palla gli ha dato? L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Kane, passaggio sulla destra. Maradona prova la verticalizzazione, ma il tentativo non so che fare, raga, è incredibile. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finisce. Nada bella laga. Ya la muerte da Mamet, mannaggia. Si riparte con un fallo laterale. Voglio li segno tutti, li devo segnalare tutti, inutili. Vado tutte delle merda. Sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava.
Ma che fa? E muoviti! Ma che cosa ha fatto? Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la cuccia che era tiro. Ce l'hanno fatta! È un doppio vantaggio per loro. Son Heung-min ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. Santa calma. Ben ritrovati amici telespettatori, un altro appuntamento calcistico di spessore che vi offriremo in esclusiva. Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Beh, ora l'attesa è finita. Si alza finalmente il sipario. I 22 attori di oggi sono già sul palcoscenico e non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo. Poco importa che si tratti di una finale di coppa o di un'amichevole estiva, se c'è qualcosa che non manca mai all'Old Trafford di Manchester. Come fai a stare lì in blocco? Scusate. Cioè, tirami su, difensivo, pezzino difensivo. Un attimo, ragazzi. C'è qualcosa che non quadra. Vabbè. D'angolo dell'incontro, i difensori sono pronti a salire, vediamo se riescono a sfruttarlo. Opta per il tocco corto, ecco Mbappé, c'è il retropassaggio. Messi, possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Ma perché, raga, io questa cosa non la capirò mai, la dà sempre al più basso. Che cos'è? Il pallino del gioco. Certi miracolo di Khan. Reazione di puro istinto del portiere. Una bella parata che risponde a una buona. Madonna, come mi sto incazzando, ragazzi. Oddio santo, ragazzi. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Ancora zero per gli avversari. Il bug del calcio d'angolo. Brutta testa di cazzo. Brutta testa di cazzo. Brutta testa di cazzo.
Guarda, di nuovo Maradona gliel'ha dato. Oh mamma, oh madonna mia, raga. Oh madonna mia, che schifo. Io l'abbandono sto gioco, raga. Io abbandono. Ma che cos'è? Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Scholes. Palla scaraventata via. Vince il duello, la fa sua. Messi pezza al tiro e ci prova. E c'è il gol del Brasile. Prima rete per il Brasile. Rete pregevole. Manco avesse disegnato la traiettoria a mano. Semplicemente fantastico. Certo, con i palloni di oggi fare dei tiri carichi di effetto è più facile, ma secondo me la cercata e la messa proprio dove voleva. Grandissima esecuzione. Il Manchester United parte decisamente con il piede sbagliato. E passa. Ci prova. Beffa l'estremo difensore. Sembrano avere il totale controllo della gara. Splendida finta, splendido tiro, splendido gol. Controllo di palla splendido e finte che hanno mandato la difesa al bar. Si è creato da solo lo spazio per realizzare. 2-0 dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Passa il pallone, però male. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Rice. Una bella giocata nello spazio. Ci mette una pezza, ben fatto. Messi ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Mbappé prova a superare la difesa con un filtrante. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Guarda, guarda Messi, si è fermato. Vabbè, raga, dai. Mi sta dicendo qualcosa il gioco, mi sta facendo capire qualcosa da quello. No vabbè, dai, ok, dai, ok, ciao raga, ti voglio bene. Un 1-2 veramente da KO, pazzesco il tiro, un effetto pazzesco quando i tiri sono effettuati.